Adiconsum si mobilita al fianco dei piccoli azionisti di Banca Marche per agire su più fronti a tutela delle famiglie e dei piccoli investitori che hanno dato fiducia alla banca del territorio. Vista la delicatezza e la rilevanza dell'evento, è intervenuto all'assemblea pubblica organizzata sul tema a Civitanova anche il presidente nazionale di Adiconsum, Pietro Giordano. E noi abbiamo chiesto al commissario ormai da 15 giorni, credo, un incontro perché vorremmo trovare delle soluzioni che siano di conciliazione, non di procedimenti di tipo giudiziario. Io credo che ci sono le condizioni, soprattutto per chi, come molti che sono presenti in questa sala, hanno investito piccole ma non modeste quantità di denaro, si sono fidate spesso dell'impiegato o del direttore della banca. Cioè, lo schiaffo è brutto, il vizio è quello che preoccupa. E quindi non vorremmo che si inneschi una spirale anche a livello nazionale per cui piccole banche come questa entrano in crisi con tutta gli effetti negativi che come al solito si scaricano sull'anello più debole della filiera, cioè sul consumatore. Vogliamo portare avanti il più possibile la strada stragiudiziale, non quella giudiziale, però accanto a questo ci sono insomma dei punti che la Adiconsum intende toccare e che sono prima di tutto la verifica rigorosa dei rapporti contrattuali in essere, perché occorre verificare se da un punto di vista formale c'è stato il rispetto delle regole da parte della Banca delle Marche nel momento in cui ha collocato le azioni. Poi chiaramente c'è la parte che riguarda la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Quando partirà ci potremo costituire parte civile come associazione e anche singoli azionisti che vorranno aderire alla nostra iniziativa. Poi insomma c'è la possibilità di valutare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, nei confronti del coraggio dei sindaci, insomma tutta una serie di cose che possono essere anche in itinere vedendo man mano che si sviluppa la situazione.